Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi inizia un nuovo format che su tutto il panorama di YouTube non si era mai visto: mettere a confronto con scontri all'ultimo sangue tutte le tende di Decathlon. Oggi partiamo con il botto, tenda MH100, super venduta, acquistata da motociclisti, ciclisti, chi fa cammini, veramente probabilmente la tenda più venduta in assoluto in Decathlon. Costo circa 30 euro contro la Chu Second, la tenda con brevetto Decathlon, la famosa tenda che si tira e si monta. Andremo a vedere se saprà reggere il confronto con la MH100. In questo video ci sarà un vincitore, quindi ragazzi allacciate le cinture perché questo video sarà veramente fighissimo. Confronteremo le tende su 5 fattori che sono: facilità di montaggio, che comprende dei sottovoti, montaggio e smontaggio, che con la media formeranno il primo voto. Poi avremo abitabilità, andremo a vedere quello che le tende ci offrono. Poi troveremo rapporto qualità-prezzo, resistenza ed infine il voto, quello che sarà il mio personale sulla versatilità, quello che le tende possono fare, in che contesti possono essere montate. Iniziamo ragazzi con questo scontro all'ultimo sangue, sono veramente gasatissimo. Tende, preparatevi che decreteremo una vincitrice. Partiamo ragazzi con il montaggio della MH100, una tenda che ho utilizzato davvero tanto e che so montare praticamente a memoria. È composta semplicemente da esattamente due pezzi più la paleria, una tenda che è veramente molto semplice da montare. Basta veramente aprire la capsula interna, piantare i picchetti e poi mettere il guscio superiore. Andiamo a montarla ragazzi. Ebbene ragazzi, ecco la nostra MH100 montata, una tenda da montare davvero semplicissima, gli diamo un bel 7,5 perché c'è una doppia paleria universale, possiamo metterla da una parte o dall'altra. La paleria ha un filo guida che ci permette veramente di poterla tirare fuori, si assembla da sola e basterà mettere la paleria all'interno degli occhielli, è veramente semplicissimo. Prima della vostra escursione vi basterà montarla anche al volo, anche se non montarla, aprirla un attimo e vedere dove inserire la paleria, ma è semplicissimo. Abbiamo poi dei ganci guida per andare a mettere alla paleria il guscio interno e poi basta tirare sopra il guscio esterno e mettere ai quattro ganci laterali il gancio, all'occhiali laterali scusate, il gancio. È veramente molto molto semplice. 7,5 montaggio, 7 smontaggio, perché magari dobbiamo un attimo fare attenzione a come ripiegare la tenda, ma è comunque un tessuto abbastanza comprimibile, quindi potrete anche un po' plotolarlo, non preoccupatevi. Tenda ottima, quindi voto complessivo 7,5 e 7, diciamo un bel 7,25 di media per quanto riguarda montaggio e smontaggio. Andiamo avanti adesso sempre con lei, con la seconda fase, cioè l'abitabilità. Andiamola a vedere. Bene ragazzi, avviciniamoci alla nostra MH100 per andare a vedere appunto l'abitabilità. Apriamo la tenda, eccoci qua ragazzi. Troviamo per prima cosa un piccolissimo abside che purtroppo è veramente veramente molto piccolo, può starci magari un paio di scarpe o un piccolo zaino. Peccato, perché qui Decathlon secondo me può impegnarsi per cercare di creare una struttura che permetta appunto di allargare leggermente quest'abside, magari non lo so, facendo un ingresso laterale invece che frontale, allargando l'abside, chissà. Però veramente piccolino, ci sta solamente un piccolo zaino e forse anche un paio di scarpe. Guardiamo adesso invece la tenda, troviamo un'abitabilità di 130 cm di larghezza per 210. Che dire ragazzi, due persone con le spalle larghe qui dentro soffrono un po', perché 130 cm significa due materassini da 65, sarebbe stato meglio raggiungere almeno 1,40 m, in modo da poter utilizzare questa tenda anche in campeggio con il materasso grande da 1,40 m, che comunque avrebbe fornito comfort e larghezza perché appunto ha le spalle un po' tanto larghe. Poi saliamo, che cosa troviamo?
troviamo due comode tasche per andare a riporre qua i nostri oggetti e il gancetto sopra per andare appunto a mettere la nostra lampadina. Per quanto riguarda l'abitabilità, io gli do un bel 6,5, non di più ragazzi, io gli do un 6,5 perché secondo me qui Decathlon può fare meglio, però questo 6,5 è chiuso in 30 euro. Andiamo avanti con il rapporto qualità prezzo. Ebbene ragazzi, per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, io do alla MH100 un 8 pieno, perché pensare di avere una tenda in 30 euro, beh, che dire ragazzi, è veramente un affare, perché questa tenda ti dà la possibilità di poter iniziare i bivacchi, poter utilizzare questa tenda per molteplici cose e soprattutto ti dà la possibilità di spendere davvero davvero poco, solamente 30 euro. Direi che l'8 è più che meritato. Siamo arrivati adesso ragazzi alla resistenza della tenda stessa. Potete trovare sul mio canale un video dove ho preso una bella acquata su questa tenda, ma che comunque secondo me ha delle pecche, ovviamente per quanto riguarda i materiali, perché se questa tenda rimane tanto al sole e tanto utilizzata, il tessuto sicuramente si rovina, si cuoce un po', la paleria comunque si rovina nel lungo andare, bisogna acquistare i pezzi di ricambio che comunque troviamo sul sito, sono forniti ovviamente da Decathlon dei pezzi di ricambio acquistabili separatamente. E che dire, io do a materiali resistenza comunque un 6,5. Do 6,5 perché comunque ti protegge dalle intemperie senza problemi, da un bel acquazzone, quindi questa tenda se utilizzata per una notte, due notti o anche magari per un'escursione in montagna, questa tenda va benissimo perché comunque vi proteggerà dalle intemperie, ma nel corso degli anni comunque la tenda subirà il calore del sole, subirà appunto l'utilizzo frequente, quindi do un bel 6,5. Per quanto riguarda la versatilità ragazzi, aspettiamo la fine, adesso passiamo alla 2 second e poi appunto l'ultimo voto è quello che magari, come dice il grande Alessandro Borghese, potrebbe ribaltare tutto. Passiamo adesso alla 2 second. Prima di passare alla 2 second però ragazzi, in primis vi dico che fra un paio di giorni mi taglierò i capelli, così potrete smettere di vedere i miei capelli svolazzare, e poi di seguirmi su tutti i miei social, perché contenuti come questo hanno un costo, io ho fatto un investimento per voi, quindi ragazzi se volete continuare a vedere contenuti simili iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Telegram, dove pubblico offerte scontistiche per la montagna per quanto riguarda l'universo Decathlon. Trovate tutti i miei contatti sotto in descrizione. Andiamo avanti con la 2 second. Ebbene ragazzi, la battaglia continua, è arrivato il momento di scendere in campo per la 2 second. Partiamo con il montaggio, che andiamo a vedere se realmente ci vogliono questi benedetti 2 secondi. Dobbiamo tirarla fuori ovviamente dal sacchetto. Ecco qua ragazzi, la tenda si apre, dobbiamo semplicemente togliere le clip rosse per andare ad aprire la nostra benedetta tenda. Eccoci qua ragazzi, la tenda è adesso montata, non ci sono voluti 2 secondi, ce ne saranno voluti una decina, 15, comunque come potete vedere il montaggio di questa tenda è veramente molto molto veloce. Voto al montaggio, io ragazzi do un 9. Un 9 perché? Perché voi non l'avete visto, ma io la tenda prima di aprire la prima volta l'ho aperta, è quello che dovete fare tutti. Una volta capito che c'erano due ganci rossi, perché all'inizio la prima apertura ovviamente la tenda forza un po', dopo essere magari stata per tanto tempo chiusa, dobbiamo andare ad aprire tutti gli archi. Una volta capito cosa dovevo fare, velocissimo, potete farlo anche in casa, l'ho richiusa, l'ho riaperta e ci ho messo veramente 15 secondi, quindi al montaggio do un bel 9, che ragazzi comunque per chi non ha voglia o sbatti o non lo sa fare, perché montare tende è veramente facile, anche quella a paleria, però per chi non vuole rompersi le scatole a montare la tenda, questa qui ragazzi è la tenda che fa veramente per voi. Voto, ridico, 9. Adesso smontiamola, vediamo se sarà così facile.
Per quanto riguarda lo smontaggio, ragazzi, invece do un bel 7, perché dobbiamo prendere semplicemente le due clip rosse là ed unirle alla clip rossa qua, e qua si formerà un bel cerchione, e poi unendo anche i ganci gialli ci permetterà questo poi di andare a chiudere definitivamente la tenda. Fidatevi, ragazzi, che è comunque molto semplice, dovete solo fare un po' di pratica prima di andare, ma neanche, basterà che l'aprite una volta soltanto ed imparerete a richiuderla. È veramente molto molto semplice. Tanta gente spaventata dal montaggio della Shoe Second, ma invece, ragazzi, fidatevi che è veramente a prova di stupido, è molto guidato, una volta fatta una volta riuscirete a smontarla, o meglio richiuderla, veramente in un attimo. Ebbene, ragazzi, è arrivato il momento di andare a vedere l'abitabilità della Shoe Second. Allora, l'abitabilità è ingannevole, ma secondo me, ragazzi, più sfruttata. Cioè, la larghezza massima è di 120 cm contro i 130 della MH100, ma incredibilmente questa stanza sembra più grande. Perché? Semplicemente, ragazzi, perché le pareti della Shoe Second sono praticamente verticali, come potete vedere, mentre quelli della MH100 sono in diagonale, quindi ti danno quella sensazione di più piccolo, di ci si sta peggio, perché semplicemente la tenda, anche se è in diagonale, semplicemente voi vedrete la tenda passarvi sopra gli occhi, mentre in questo modo, con una parete verticale, il vostro naso, mettiamola così, avrà più spazio, e quindi la tenda comunque ha un'abitabilità decisamente superiore. E che cosa troviamo? Troviamo due taschini laterali, eccoli qua, uno a sinistra e uno a destra, e poi troviamo sulla vostra testa laggiù in fondo il gancetto per andare a riporre la vostra lampadina. Purtroppo qua l'abside, ragazzi, è ancora più piccolo, ci stanno veramente un paio di scarpe, l'abside è veramente veramente minuscolo, mi dispiace per questo. Decathlon poteva impegnarsi un po' di più per andare a trovare il modo, magari chissà nelle prossime versioni, per andare a trovare il modo di avere un'abside leggermente più importante. Se dovesse piovere, dovrete comunque tirare tutto all'interno della tenda. Voto dell'abitabilità, ragazzi, io qua do un bel 7,5. Vi dico il perché, ragazzi, perché chi dorme in tenda sa quanto è fastidioso vedere la tenda che passa sopra i propri occhi quando si dorme in due, e in una tenda in questo modo comunque avere le pareti praticamente verticali ci garantisce un comfort decisamente migliore. Quindi a lei do un bel 7,5 per l'abitabilità. Per quanto riguarda rapporto qualità prezzo, ragazzi, io do un bel 6, do una sufficienza. Spiego la mia sufficienza: ovviamente tenda spettacolare, ti dà la possibilità di avere in 60 euro una tenda fatta e finita, pronta all'uso. Però, ragazzi, in caso di pioggia c'è un difetto che Decathlon, secondo me, dovrebbe sistemare. A differenza della MH100, che si comporta benissimo sotto intemperie, questa tenda, ragazzi, avendo questo praticamente tetto quasi verticale, se l'acqua si accumula qua, semplicemente prima o poi entrerà nella tenda. Quindi, se dovete prendere tanta acqua con questa tenda, vi consiglio dall'interno di dare qualche scossone in modo da far calcolare giù l'acqua. E questo difetto strutturale non mi spinge oltre al 6 per quanto riguarda la qualità prezzo. Se la tenda fosse leggermente un po' più in diagonale, questo ovviamente darebbe problemi un pochino, mettiamola così, problemi per l'abitabilità, però garantirebbe decisamente una migliore dispersione dell'acqua in caso di pioggia. Stiamo parlando di una pioggia abbondante, ragazzi, non di una pioggerellina. Però questo è un difetto che comunque io ho notato nell'utilizzo, e che comunque appunto è giusto anche che ve ne parli. Quindi abitabilità, rapporto qualità prezzo, una bella sufficienza per questi 60 euro.
Per quanto riguarda invece materiali, resistenza, do un bel 7 perché questa tenda la reputo comunque molto molto solida. Ha un'ottima resistenza al vento, secondo me superiore alla MH100, una tenda che quando è piantata in terra comunque rimane immobile a tutti i tiranti laterali e anche se a primo impatto la paleria può sembrare sottile, è veramente molto resistente. È resistente perché è flessibile anche se la tenda è tirata tanto, la paleria tenderà a flettere e non si romperà. Anche le cuciture le reputo veramente molto valide, quindi direi che il 7 è veramente un voto che si merita per quanto riguarda i materiali. Ottimo, qui devo dire che Decathlon secondo me ha fatto davvero un buon lavoro nell'andare appunto a fare tutte le cuciture a modino e comunque a creare una tenda che è comunque resistente. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al momento del conteggio dei punti per andare a decretare un vincitore fra queste due tende per la prima sfida fra tende Decathlon. Siamo a 35,5 sulle 5 prime votazioni per la MH100, una media di 7,1 e a 36,5 per quanto riguarda la Shoe Second, quindi 7,3 di media. Quindi leggermente in vantaggio la Shoe Second, ma ragazzi manca appunto una votazione che è quella sulla versatilità che può ribaltare il punteggio. Vi dirò prima il vincitore e poi la votazione per la versatilità e le motivazioni. Vince con 7,25 di media la prima sfida la tenda o MH100, perché di versatilità ragazzi si becca un bel 8 che di media porta 7,25 sulla sua valutazione. Perché questo? Perché è una tenda appunto veramente utilizzata da chiunque, motociclisti, ciclisti, gente che vuole fare le prime notti in tenda, è facilissima da portarsi dietro, pesa poco più di 3 kg, anzi 3,5 kg, però comunque per iniziare con i campeggi anche nella natura è perfetta, mentre si becca un 6 scusate, la Shoe Second, semplicemente ragazzi perché può essere utilizzata solamente praticamente all'interno dei campeggi, se non in escursioni, chiamiamole escursioni veramente brevi, dove semplicemente ci si allontana dalla macchina e si pianta la tenda, ma difficilmente, anzi è impossibile, decisamente portarsela attaccata allo zaino, chissà dove, perché ragazzi è una cosa grossa. Così, risultato finale 7,25 per la MH100 e 7,08, differenza davvero davvero minima per la Shoe Second. Io personalmente già prima del video reputavo leggermente superiore la MH100. Fatemi sapere ragazzi se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, sostenetemi perché il vostro supporto è fondamentale. Da me e dalle tende è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro Tom Search. Mamma mia, ma che sfida epica è stata! Sono gasatissimo. Ciao ragazzi, alle tende.